Grazie a BNB Academy abbiamo formato oltre 2000 persone in tutto il mondo che possono operare tra le varie cose anche attraverso la sublocazione. Ma quali sono i vantaggi per te, proprietario, che vuoi concedere il tuo immobile in sublocazione ad una persona che ha studiato BNB Academy? Te lo spieghiamo quest'oggi in questo nuovo video. Concedere un immobile in sublocazione può essere un'incognita, poiché sì, l'inquilino ti pagherà il classico affitto, ma avvierà al tempo stesso un'attività ricettiva all'interno del tuo immobile. E questa cosa spesso può destare delle preoccupazioni, ma in realtà è molto più vantaggioso rispetto ad un affitto classico. Perché? Beh, motivo numero uno, oltre a garantirti il canone di fitto, stai sicuro che la persona non andrà a vivere in quella casa e sarà vincolata ad un lavoro che magari neanche sai qual è. Magari un inquilino può pagarti 1000 euro di canone di fitto e lavorare in una pizzeria, domani quella pizzeria chiude e tu ti ritrovi con un inquilino moroso che non sarà in grado di pagare il canone di fitto. Mentre in questo business sei sicuro che il tuo immobile verrà posto sul mercato degli affitti brevi, che è un mercato in fortissima crescita da decenni, che soprattutto se lo studente ha studiato BNB Academy funzionerà con quasi assoluta certezza e che non conosce praticamente crisi. Indi per cui hai una quasi assoluta certezza che l'inquilino ti corrisponderà il canone di fitto, poiché sta facendo un business con quella casa. Quella casa non è il luogo in cui lui dormirà, ma è il luogo dove dormiranno tantissime persone che pagheranno 100, 150, 200 euro a notte. Quindi il rischio di morosità è molto più basso con gli affitti brevi rispetto all'affitto classico. Vantaggio numero 2 nel concedere il tuo immobile in sublocazione ad uno studente BNB Academy. Lo studente BNB Academy, grazie al nostro metodo, avrà accesso a tutta una serie di assicurazioni che renderanno l'immobile coperto da qualsivoglia tipo di danno o problema. Che cosa significa? Se ad esempio si rompe un lampadario, non ti preoccupare, perché lo studente BNB Academy ha tutti i mezzi necessari per usufruire di polizze assicurative che garantiscono un rimborso immediato. Quindi anche se c'è un danno, anche se non succede quasi mai, non ti preoccupare, perché il nostro sublocatario potrà in assoluta rapidità ed efficienza sistemare il danno. Vantaggio numero 3, l'immobile sarà sempre immacolato. Un inquilino normale, se ha una striscia sul muro, se ne frega, tanto nella casa ci vive lui e lo riparerà un domani. Chi svolge il business degli affitti brevi, seguendo il metodo BNB Academy, invece deve lasciare l'immobile sempre immacolato. Che cosa significa? Che se c'è una striscia sul muro, il sublocatario subito provvederà a sistemarla, perché l'ospite che arriva, che magari ha pagato 100-200 euro per dormire in casa, si lamenterebbe a seguito di questo danno. Indi per cui il sublocatario, pur di non avere una recensione negativa, manterrà l'immobile sempre nel miglior stato possibile. Ecco perché un inquilino che fa affitti brevi col metodo BNB Academy manterrà l'immobile molto più pulito e molto più in ordine rispetto ad un inquilino classico. Punto numero 4. C'è un altro motivo poi in realtà per il quale è molto meno probabile che ci siano dei danni all'immobile. Ogni ospite che soggiorna attraverso le piattaforme di affitti brevi sarà tenuto a dare il suo documento d'identità per entrare nell'immobile. Ciò significa che una persona, consapevole che siamo in possesso del suo documento, molto difficilmente arrecherà dei danni, poiché abbiamo tutte le sue generalità per un'eventuale denuncia e richiesta di risarcimento danni. Punto numero 5. Potrai comunque continuare a pagare la cedola resecca, poiché questo è un business che può essere svolto in forma non imprenditoriale e quando svolto in forma non imprenditoriale, il proprietario può continuare a pagare la cedola resecca anche se concede la sublocazione. Punto numero 6. Potrai dimenticarti dell'immobile per diversi anni. Non stiamo parlando di uno studente che magari è venuto a studiare lì per un anno o due, stiamo parlando di una persona che sta creando un business solido sulla base del tuo appartamento e che ha studiato probabilmente il nostro corso di formazione BNB Academy. E che cosa garantisce ciò? Che è stato fatto uno studio di settore, una ricerca di mercato, la persona sa che quell'immobile genererà una buona cifra ogni mese e quindi è un investimento a lungo termine. Ciò significa che non sta prendendo in sublocazione quell'immobile per un anno o due, ma probabilmente lo terrà 4, 5, 6, 7 anni. Quindi puoi dimenticarti per anni del tuo immobile, non dovrai trovare nuovi inquilini e avrai una rendita garantita per anni. Il tuo inquilino, poiché farà il business degli affitti brevi, molto probabilmente apporterà anche delle migliorie al tuo immobile. Con i primi incassi, oltre a pagare il tuo canone di fitto, apporterà quasi sicuramente delle migliorie
che renderanno il tuo immobile migliore un domani quando deciderai di rivenderlo. Punto numero 7. Se vuoi vendere il tuo immobile un domani in collaborazione con chi lo ha preso in sublocazione, potrai venderlo ad un valore più alto, poiché tu venderai il tuo immobile e di comune accordo con chi ha fatto il business degli affitti brevi potrai anche vendere il relativo annuncio. Quindi se l'immobile normalmente lo venderesti ad esempio a 300.000 euro, potrai decidere di venderlo a 320.000 euro, poiché quei 20.000 euro verranno rappresentati dal valore del business che è stato creato grazie agli affitti brevi. Sicuramente dovrai spartire parte di quei 20.000 euro con chi possiede l'annuncio, ma comunque ti metti in tasca una plusvalenza e soprattutto potrai vendere con maggior semplicità il tuo immobile. Punto numero 8. Poiché l'immobile, grazie a questo business, genererà incassi più alti, molto probabilmente colui che lo prenderà in sublocazione sarà anche propenso ad offrirti 100-200 euro in più al mese, pur di accaparrarselo. A questo punto penso che tu abbia capito i vantaggi di affidare il tuo immobile ad una persona che vuole fare sublocazione. Ma se vuoi avviare questo business in totale autonomia, senza affidarti ad una persona che faccia sublocazione, abbiamo pensato anche a te. Cliccando il link che trovi qua in basso puoi accedere al webinar gratuito di B&B Academy o contattare il nostro team per una consulenza gratuita e capire se in totale autonomia potrai creare un business di affitti brevi con il tuo immobile senza affidarti ad un sublocatario. Se invece sei assolutamente convinto di voler dare in sublocazione al tuo immobile, contatta il nostro team, dacci maggiori dettagli e saremo ben felici di metterti in contatto con uno studente B&B Academy della zona. Spero che il video ti sia piaciuto e iscriviti al nostro canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!